Di nuovo Asta. Pallone sul secondo palo, c'è il colpo di testa, subito il gol del vantaggio da parte dell'Atletico Tevere, è passato su. C'è Carnevali sul pallone. Tre in barriera per Cermondari, parte Carnevali! Sfiora il palo, va a ricostruire una manovra pericolosa, la Lazio non ci riesce. Sponsa in area di rigore, prova con l'esterno, Sponsa, l'ottima risposta da parte di Cermondari. Barcaioli servito, cross al secondo palo. Arriva Asta a raccogliere questo pallone, tenere viva l'azione, può calciare Asta, lo fa! Nel fondo della Lazio non ci sono spazi, prova Semorino in avanti, pesca bene il compagno, poi calcia con il sinistro! Ma rischia molto il numero 86, poi Ciocchetti, secondo palo, ha provato la rovesciata, l'acrobazia. Barcaioli decisamente ingiornato. Ciocchetti lungo in verticale, a cercare ancora Barcaioli che va sul fondo, Barcaioli mette in mezzo e è arrivato Sponsa, Barcaioli che lavora bene il pallone, controlla un pallone difficile, poi c'è zona tiro per il numero 3 che calcia e infila Cermondari per il raddoppio dell'Atletico Tevere. Porta per l'Atletico Tevere, 5 più il portiere, pronto, tocca per Fuso, alto, questa era una grande occasione per la Lazio. Pallone dentro, secondo palo a cercare Ciocchetti, poi arriva Piantadosi di nuovo con il sinistro, risponde molto bene, senza trattenere però Cermondari. Solano, Chilelli, pallone in mezzo e c'è l'autogol qui, deviazione sfortunatissima da parte di Asta e riapre la partita alla Lazio. Questo Semorile che può prendere campo, Semorile guarda la porta e calcia, ha sfiorato il palo alla sinistra del portiere, ci ha provato Semorile, in aria resiste, poi appoggia di nuovo verso Ciocchetti che va in mezzo e qua un altro autogol, deviazione praticamente analoga a quella di prima che ha coinvolto Asta, adesso è tornato sul doppio vantaggio l'Atletico Tevere, si propone sulla sinistra Rosati, non lo serve Carnevali che va da solo. Suola Carnevali, destro-sinistro, pallone dentro, arriva Cermondari che esce, bene la fa sua. Pressare, passa in mezzo a due Chilelli, poi ne salta un altro di forza, di prepotenza, comunque Carvalho, poi calcia con la punta, in stile futsal. Adesso Piantadosi, sono 3 contro 3, va a destra da Ciocchetti, Ciocchetti in mezzo sul secondo palo, arriva con il destro a infilare Cermondari, numero 9 Barcaioli, e trova il gol del 4-1 l'Atletico Tevere. Cross, secondo palo, la spizzata di testa, la grandissima risposta da parte di Cermondari che vola a mettere in calcio d'angolo. Cross, secondo palo, ancora il colpo di testa, il palo, poi la palla che rimane lì con Piantadosi che mette a sedere Cermondari e fa un gran gol di freddezza, 5-1. Lazio che ha un Everest da scalare. Pomili si gira benissimo Rosati e poi strepitoso l'intervento di Cermondari ad evitare il sesto gol dell'Atletico Tevere. Una rincorsa lunghissima, vuole andare in porta, calcia direttamente, ha sfiorato il pallone, anzi è entrato, pallone che è entrato, ha dato l'effetto ottico, 6-1 con il numero 6 Bolignano. Bolignano di testa, poi Barcaioli, di nuovo lui, pallone sul fondo,